È stata sicuramente una brutta sconfitta perché perdere in casa con l'Udinese negli ultimi minuti è una bella botta, però dobbiamo subito rialzarci. Io ho personalmente una voglia incredibile di rialzarmi e lo stesso il gruppo. Ognuno deve fare il massimo, a partire da noi, proprietà, che siamo pronti a fare un ulteriore sforzo sul mercato perché è giusto giocarci al massimo questa opportunità che abbiamo di conservare la massima serie. In questo momento abbiamo l'opportunità di farlo perché la classifica ci dice che più che mai abbiamo questa opportunità e quindi come proprietà faremo il massimo. E sono sicuro che allenatore e calciatori hanno la stessa nostra voglia, la nostra stessa determinazione perché gliel'ho visto in faccia. Una sconfitta figlia del fatto che la squadra è arrivata corta, l'ho già detto, perché si lavora su un gruppo di effettivi su cui l'allenatore ha puntato, è piuttosto ridotto. E tutte le volte in cui poi la squadra ha un calo, specie a centrocampo, è evidente che ha delle difficoltà oggettive nei ricambi. E quindi il nostro compito è fornirglieli. Quindi in questo momento io mi spiego la sconfitta con un calo fisiologico e con i cambi non adeguati di cui l'allenatore non può disporre e quindi anche come società il compito nostro è di cercare di integrare l'organico per evitare che situazioni di questo genere si ripetano. Sì, l'arbitraggio accade molto spesso quest'anno. Dispiace perché sono degli errori che poi possono determinare il risultato. Abbiamo rivisto l'episodio del gol di Babacar, francamente un contatto molto leggero e soprattutto sul gol dell'Udinese ci sono prima un fallo fischiato sulla Mantia che interviene sulla palla. E subito dopo Farias che sta ripartendo viene preso per la maglia. Sono ben due episodi che precedono il gol e che hanno condizionato, ma non è un alibi. Sono sicuro che prima o poi qualche partita in cui non dico degli episodi arbitrali siano a nostro favore, ma fili tutto liscio, magari prima o poi accadrà. Mister, c'è un pizzico di delusione, adesso da dove si ricomincia? Ma si ricomincia da una prestazione giocata alla pari, comunque l'episodio ha premiato l'Udinese, però la squadra credo che oggi abbia giocato, ha lottato, ha concesso il giusto a una squadra, ha creato delle buone occasioni per vincere e quindi bisogna metterla da parte ed andare avanti cercando di continuare su questa squadra, su questa strada e continuare a giocare a calcio. C'è stata una traversa, ma il segnale positivo arriva anche da Babacar, che sembra un giocatore rinato. Adesso è a caccia del gol, cerca a tutti i costi il gol che possa regalare anche qualche punto importante a questo Lecce. Ma Babacar è un ragazzo sensibile, ha avuto delle difficoltà al primo periodo perché non stava bene fisicamente, magari nel suo modo di giocare poteva sembrare che non ci teneva, ma è un ragazzo che ci tiene, che ha voglia. È normale che la condizione fisica è fondamentale per tutti i giocatori, ancora di più per lui. Quindi noi è una risorsa, dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori, lui come altri giocatori, e cercare da questo gruppo migliorarlo, ma nella totalità fare quello che dobbiamo fare. Sì, hai detto bene, soprattutto il risultato, perché credo che comunque la prestazione per quello che si era provato in settimana è stata fatta. Abbiamo cercato di crearci gli spazi perché sapevamo che loro erano molto chiusi e abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister sotto il punto di vista tecnico e tattico. Il vento il secondo tempo è stato un fattore importante perché comunque non riuscivamo a conquistare campo dato il vento contrario. Nonostante tutto credo che anche il secondo tempo qualcosa di buono è stato fatto. Forse lo vorrei rivedere il fallo su Babacar che gli ha fischiato contro l'arbitro, non so se ci fosse e a che punto. Quindi qualcosa è stato creato anche il secondo tempo. È normale che non ci si può accontentare, non va bene così, bisogna continuare a lavorare perché
Le basi per fare altro ci sono. Sono sempre un po' restio nel parlare dell'arbitraggio. Fatto sta che c'è un fallo su Diego Farias che secondo me andava sanzionato. Poi sullo sviluppo dell'azione c'è stato il gol del vantaggio dell'Udinese. Mi piace un po' per quello che è stata l'uscita a campo accompagnata da qualche fischio. Ma credo che i tifosi ci abbiano sempre spinti e incoraggiati. Se al 95esimo, quando vince la partita, ci meritiamo i fischi, significa che non è stato fatto del tutto il nostro dovere. Ne dobbiamo far tesoro, dobbiamo anche rispettare il loro operato, perché ci seguono in tutta Italia, ci sostengono e meritano sicuramente in casa qualcosa di più. Assolutamente sì, perché comunque va in vantaggio e diventa un'altra partita, loro si devono aprire e tu in ripartenza puoi farli male.